Innanzitutto è sempre magico incontrarsi intorno a un libro. È un momento del genere in cui la nostra attenzione è continuamente sollecitata a tal punto che la concentrazione, che è lo strumento primo per entrare dentro una storia, capirla, sentirla, ecco, la concentrazione è, facciamo fatica a mantenerla, ma non perché siamo negligenti, perché siamo continuamente distratti, sollecitati, spinti a dover parcellizzare la nostra attenzione. Se arrivano 50 input, come faccio a dedicare quel capitale di attenzione che avevo a 50 cose? Devo spezzettarla. E c'è un'immagine molto bella che arriva dalla tradizione spagnola che dice: quando c'è un'inondazione, la prima cosa che manca è l'acqua potabile. È esattamente così con l'informazione. Ci arriva tantissima informazione. E questo magari per una donna o per un uomo del 600, dell'800, era vista come un sogno, che tutti potessero avere informazioni. Quando per secoli l'umanità invece era povera di informazioni. Se pensate che neanche il Vangelo per secoli è stato possibile leggere direttamente, questi uomini magari immaginavano un mondo pieno di informazioni come un mondo di giustizia e di felicità. È accaduto invece che questa assoluta massa di informazioni ci facesse perdere la mappa, la bussola, il riferimento. Di chi mi fido? A chi credo? Quanto posso capire qualcosa? Allora, perché dicevo che intorno al libro essere qui questa sera, e vi ringrazio, anzi spero poi di farlo dopo ringraziandovi uno per uno, è qualcosa di magico, perché decidiamo di stare intorno a innanzitutto tempo. Il libro è tempo, costruito tramite tempo, ma soprattutto viene letto tramite tempo. Quindi vi state concedendo, o vi concederete quando entrate in un libro, tempo per voi stessi, dentro una dinamica unica, perché siete soli davanti al libro, ma non siete in solitudine. Soli, ma non in solitudine. Siete con voi stessi e la storia. Ora, permettetemi ancora un minuto su questo. Il libro, e leggere quindi, è un atto attivo, non è un atto passivo. Non è come guardare un film, cosa bellissima, sei chiaro? Ma genera una dinamica diversa. Non è come ascoltare musica, che genera emozione, anche creatività, no? Quando si cammina e si ascolta musica, io vedo immagini, sento, no? Vengo attraversato, ma sono tutti atti passivi, creativamente passivi, emozionalmente passivi, ma passivi. Leggere è un atto attivo ed è per questo che fa un po' più di fatica che fare le altre cose che ho elencato. C'è uno sforzo, è vero, ma la ricompensa è molto grande, perché quando leggi, quello che stai leggendo lo stai creando. Quindi il libro è solo costruito per metà dall'autore, l'altra metà è letteralmente fatta dal lettore. Realmente, non è romanticismo, cioè uno slancio emozionale che vuole descrivere così la cosa. No, è tecnicamente così. Quindi quando leggete, create quella storia. E non è raro, infatti, che quando poi si vede per esempio il film si dice: no, ma sono insoddisfatto, ma non è così, perché tu te lo sei costruito in un altro modo. E soprattutto leggere è completamente diverso da tutte le altre cose. Per esempio leggere è diverso anche da vedere divulgazione, che è una cosa molto bella, ma una cosa è ascoltare, altra cosa è leggere. Non lo dimentichi. Sento già che qualcuno sta dicendo: no, ma non è così, io quando leggo poi mi dimentico, io dopo un mese che ho letto un libro già me lo sono scordato. Non è così. Sappiate che non è così. Tutti coloro che pensano: no, ma io quando leggo poi non mi ricordo le frasi, non mi ricordo la trama, non mi ricordo che cosa è successo, devono essere consapevoli di una cosa. Sì, certo, qualcuno ha più memoria, qualcuno riesce a immagazzinare con metodo le immagini, le frasi. Io sono uno di quelli, ossessivo nelle citazioni, ma non è quello importante. Cultura è tutto ciò, diceva Borges, che rimane quando la nozione scompare. Quindi tu hai letto un libro, magari te lo sei dimenticato, ma dentro di te è rimasto, sedimentato.
cosa ha fatto? Ti ha fatto muovere il muscolo cerebrale, il cuore, l'emozione. Quella è la cultura. Esattamente quella, tutta l'attività che hai fatto mentre stavi leggendo, quello che hai provato, che hai sentito, certo dipende dalla qualità del libro, dei libri che scegli, ma in ogni caso hai fatto quell'attività. Ed è quello che ti rimane e nessuno te lo porta via. Quindi non è vero che quando leggi e poi dimentichi è come se non avessi fatto niente. Non è vero. E quindi per me scrivere questo romanzo, scrivere di Giovanni Falcone dentro una cornice letteraria ha significato poter dire, poter suggerire alla lettrice e al lettore non semplicemente informazioni su Giovanni Falcone, ma tenere accanto alla sua vita e alle sue scelte la persona che sta leggendo. Abbiamo la sensazione di conoscere a memoria in qualche modo questa storia, ma vi assicuro che si conosce pochissimo. È una storia incredibile, ma incredibile significa davvero incredibile. Quella di un uomo e di un gruppo di persone, di cui tra l'altro lui è il risultato anche, di un gruppo di persone che si mette in testa attraverso il diritto di combattere il potere più infido, pericoloso e antico, oltre che potente d'Italia, cioè le mafie, non solo la mafia, le mafie. Ora, ho visto che ci sono molti volti giovani, e se dovessi immediatamente rispondere a una loro domanda, a bruciapelo, di quelle che ti costringono a pochi minuti, anzi quasi secondi di risposta, su che cos'è la mafia, che cosa sono le mafie? Puoi rispondere in mille modi. Poi mi occupo di questo tema da più di un decennio, quindi potrei trovare mille metafore. Violenza organizzata, potere corrotto, ma tutte queste mi sembrano un po' retoriche, benché vere. E allora andrei in soccorso con questa immagine, che una volta capita, chi già mi ha ascoltato su questo mi perdonerà, dicevo che una volta capita, avete in mano la comprensione della dinamica criminale. Ed è questa. Esistono le leggi, secondo gli uomini d'onore, no? Che si definiscono così. Esistono le leggi, esistono le regole. Le leggi sono per i fessi, dal loro punto di vista. Per chi non conta, per chi vive nel flusso quotidiano della sua vita. Le regole sono per chi ha capito il mondo. Esempio. Come si vince un appalto? Parlo sempre del loro punto di vista. Come si vince un appalto? Devi presentare, quando il bando c'è, la tua candidatura, la tua azienda si propone, si partecipa alla gara, la tua offerta, mostri il curriculum, no, dei tuoi lavori precedenti, e la tua offerta vince se è un'offerta conveniente nel minor tempo di realizzazione e nel miglior modo di realizzazione. Questa è la legge. La regola, vinci se dai il 20% alla persona di riferimento, hai il contatto giusto che ti ha detto già qual è il massimo ribasso e così, bam, ti piazzi e vinci l'appalto. Università, la legge che dice devi vincere il concorso se tot di pubblicazioni, un percorso, un curriculum, conoscenze, esperienza all'estero, la legge, la regola. Se il professore ha pattato con te, se ti fa il concorso su misura, se vieni se il tema ti viene suggerito prima, questa è la regola. Guardate che il mondo lì fuori non è poi così tanto diverso da come loro lo interpretano. Ed è questa la cosa terribile. Loro hanno questa visione. E quindi cosa dicono? Dicono, l'affare è cosa nostra. Da qui la parola che poi determina il nome dell'organizzazione. Cioè l'affare è cosa nostra. Cioè questa è roba riguarda le regole, cosa nostra. Altre cose è cosa vostra, non importa. Non è che loro vogliono governare ogni aspetto della vita in ogni angolo del mondo. Gli interessa un segmento e poi mettere mano negli affari. Legge, regola. Una volta che avete compreso questo, boom, si comprende che cosa significa l'organizzazione e quanto l'organizzazione poi nel mondo ci sia perché il mondo
per fortuna non sempre, va in quella direzione. Questo falcone l'ha compreso, prima degli altri. E qual era l'obiettivo quando viene costruito il pool antimafia che è edificato in nuce dal maestro di Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, e nel romanzo lo incontrerete molte volte, perché in tutta la prima metà del romanzo è il coprotagonista vero. Bene, l'idea del pool è: dobbiamo dimostrare che l'organizzazione criminale esiste, ha un suo orizzonte, è unitaria, ha gerarchie, ha regole. Invece quello che si diceva, ahimè in parte si continua a dire, ma no, è un'esagerazione, ma quando mai? E quindi ogni singolo reato veniva perseguito singolarmente. Quindi un omicidio a Trapani, un'estorsione a Catania, un omicidio a Palermo. Non venivano messi insieme per raccontare una struttura unitaria, ma ognuno isolato. Quindi veniva spesso arrestato il killer, c'era una leggera, non leggera, media, pesante, insomma dipendeva dal reato, condanna, e non si andava a descrivere nei tribunali, nella battaglia poi politica. Invece che cos'era l'organizzazione? Cioè una struttura con una testa, un'organizzazione, una gerarchia, anche quando si combattono tra loro, la struttura è unitaria. Loro iniziano, con loro intendo dire il pool antimafia di Palermo, inizia a occuparsi dando un nuovo metodo. Il romanzo ho deciso di farlo iniziare a Corleone, nel dopoguerra, con un'esplosione, e si concluderà con un'esplosione che potete immaginare qual è, cioè quella di Capaci. L'esplosione iniziale avviene in una Corleone miserabile del dopoguerra, c'è fame. La famiglia che appare nelle prime pagine è una famiglia di contadini, poveri, che nelle campagne arrotonda raccogliendo materiale bellico, cioè le bombe inesplose. Beh, una bomba è esattamente come un maiale, non butti via niente. Prendi il tritolo, prendi la polvere nera, che vendi a chi fa i fuochi d'artificio, il tritolo lo vendi ai cavaioli, vendi il metallo, c'è rame, c'è ferro, c'è acciaio, c'è bronzo, c'è di tutto, dipende dalla bomba. E così io descrivo questo Giovanni, capofamiglia, che va a raccogliere queste bombe, è ormai diventato bravissimo nello smontarle, no? Toglie il sifone, le svuota, poi le divide con martellate, e lui insieme ai figli. Quel mattino nella campagna trovano sì una bomba di un cacciabombardiere che smontano, e poi trovano un proiettile più lungo, stretto, svuotano, cioè girano l'ogiva, guardano dentro, non trovano niente, dicono beh, lo apriamo a casa, cioè lo facciamo a pezzi a casa. Lo portano a casa, su questo tavolaccio di legno lui prende una pietra che usa quasi come scalpello di un martello, dà un colpo, bam! Non si era accorto che era un proiettile di cannone, quindi non serviva a esplodere ma a bucare un carro armato durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi la polvere e l'esplosiva era solo sul fondo, quando l'hanno aperto non l'hanno visto. Cosa accade in una casa di un contadino Corleone nel secondo dopoguerra, e gli esplode una bomba, fuoco, fiamme, lui in mille pezzi, i figli in mille pezzi, letteralmente mille pezzi, tranne uno, un bambino di 12 anni che viene salvato probabilmente da uno spostamento d'aria, si chiama Salvatore ed era Totò Riina, che si salva da quell'esplosione e ha 12 anni e ha negli occhi quella visione, quel macello, quell'inferno, e tutti i suoi rivali, i suoi alleati, questa cosa se la ricordano per dire: questo ha visto l'inferno, è sopravvissuto, adesso vive in quell'inferno. Dopodiché il romanzo inizia, dopo questa esplosione, a entrare come se fosse una camera, e dentro le banche siciliane, perché un giovanissimo Giovanni Falcone richiede ai direttori di banca le matrici degli assegni che movimentano i soldi con gli Stati Uniti. Lui vuole dimostrare, è il metodo che ha imparato dal suo maestro Rocco Chinnici, migliorandolo negli anni, vuole dimostrare che seguendo i soldi descrivi il potere, seguendo i soldi descrivi come sta
si sta realizzando un paese, al di là delle chiacchiere, dei programmi, delle dichiarazioni, dei rituali. Follow the money, segui il denaro. Il denaro ha odore, non è vero che non ce l'ha, solo che lo devi riconoscere. Le banche impazziscono. Dovete immaginare che all'epoca non c'era mica l'informatizzazione, quindi dovevano prendersi matrice per matrice, un lavoro abnorme, ma soprattutto una violazione della privacy dei clienti. Quindi chiamano tutti il procuratore capo di Palermo, e nel romanzo lo racconto, e posso raccontarlo perché Chinnici lo descrive nel suo diario. Vedrete che alla fine di ogni capitolo io segnalo la bibliografia dove ho trovato la storia che poi narrativizzo. Dicevamo quindi che tutti chiamano il procuratore di Palermo, e gli dicono, ma state rovinando l'economia siciliana, ma questa sono impazziti, è tutto bloccato, non esiste una cosa del genere. Si presentano tutti in massa nel suo ufficio. A quel punto il procuratore capo si chiama Chinnici, che è il capo di Falcone, cioè l'ufficio istruzione. No? Lo chiama e dice, ma che state combinando? Dice, che stiamo combinando? Dice, ma qua state bloccando tutto, ma siete pazzi, ma che cosa state facendo qua? Adesso ci mettiamo a bloccare le attività delle banche siciliane. I rimessaggi diciamo, economici che arrivano con gli Stati Uniti tengono in vita l'economia di questo paese. E voi che cosa fate? Li volete indagare uno per uno? Ma siete pazzi? Dovete fare il vostro mestiere, il vostro dovere. E Chinnici dice, ma Falcone sta facendo il suo dovere. No, deve fare il dovere del giudice istruttore. E cioè... niente, gli risponde il procuratore capo, non deve fare niente, come tutti i giudici. E Chinnici lo scrive nel suo diario e quindi io prendo e riesco a farne dialogo. E qui c'è una scena che io riesco a rendere racconto perché Chinnici la descrive molto bene, quindi ho tanta informazione. Chinnici torna e entra nella stanza di Falcone. Ci sono dei dettagli che in qualche modo... per me sono vitali per scrivere il romanzo. Uno fra tutti, quando lui entrava in stanza, bussava tipo tan tan, boom, e entrava, non aspettava avanti. È tipico, no? Quando lui fa tum tum e entra. E quindi dice, posso? E Falcone gli dice, più di quanto sei entrato. Quindi già sei entrato, entra, no? Queste cose che sembrano dei dettagli, in realtà sono la parte vitale quando scrivi un romanzo, perché ti danno quello che dicevo prima. Non vi sto dando un'informazione, il lettore è lì, non è che vieni a sapere cosa si sono detti, sei in quella stanza, se ovviamente sono riuscito nell'opera letteraria. Dicevo, Chinnici si mette di fronte a Falcone e gli dice cosa è successo, e Falcone teme, dice, ah, quindi ci vogliono fermare, ah, e lui conosce bene la gerarchia, Chinnici è il suo capo, e Chinnici a sua volta ha un capo. E se il capo decide che bisogna fermarsi perché l'inchiesta non è seria, non va bene e non va fatta, si ferma. Poi puoi un po' ribellarti, puoi provare a fare un po' di casino mediatico, all'epoca non si faceva, però non c'è niente da fare. Quindi è tutto guardingo, teso. Dice, tu che gli hai detto? Ci fermiamo? Anche che dice, fa, alzati, andiamo nel mio ufficio. Falcone ancora di più entra in ansia. Dico, ma addirittura ci sono le cimici, che non siamo sicuri a stare nel mio ufficio neanche a parlare, vieni. E lo porta nel suo ufficio. E non si siede sulla sua sedia, il procuratore Chinnici. E dice a Falcone, lo vedi quella sedia? Su quella sedia doveva sedersi Cesare Terranova. C'è stato tanto così dal sedersi, ma l'hanno ammazzato prima. L'hanno ammazzato perché doveva stare qui a portare avanti queste indagini. Quindi noi non ci fermiamo. E lì cerco di mettere un seme in chi mi legge o leggerà, perché quel seme è entrato dentro di me, e cioè ho capito l'alleanza tra di loro. Cioè tu non puoi mollare su un sentiero che è stato battuto da persone che per crearlo sono morte. Come puoi fermarti? Perché ti sta rimproverando il procuratore capo o qualche direttore di banca si è rizelato quando Cesare Terranova è stato ammazzato per poter fare quell'indagine, per poter liberare l'economia. Perché ogni qualvolta, questo è importantissimo capirlo, ogni qualvolta sentiamo che in questo paese sia impossibile fare qualcosa, perché se non sei amico dell'amico,
perché come mai vince sempre il peggiore, perché come mai è impossibile fare impresa, perché è difficilissimo e la burocrazia ti stringe al collo mentre ad altri sembra non dare problemi. La risposta spessissima è in quel meccanismo lì, perché le organizzazioni sanno risolvere con la forza dell'intimidazione, con i soldi della corruzione, sanno svolgere velocemente profitto e progetto. E quindi questo significa che loro invece volevano liberare finalmente il paese da questo e permettere quindi l'impegno possibile, il progetto possibile, finalmente una possibilità di crescere senza questi vincoli, senza queste oppressioni, senza questi scambi. Perché altra cosa fondamentale è proprio questa. Il mondo mafioso, e questa cosa per me è importante dirle anche in una serata come questa, perché non è mica un mondo a parte, non sono mica mostri di un altro pianeta, appartiene alla nostra, anche al nostro sentire. La stessa cosa delle leggi e delle regole, che se vi guardate intorno anche nella vostra vita, no, intuite che funziona così, per fortuna non sempre. Allo stesso modo, l'etica, è una parola aberrante affiancata alle mafie, la uso nell'accezione, diciamo, velenosa degli uomini d'onore. Cosa dice? Giudica un uomo rispetto a come è stato con te, non rispetto a com'è. Non devi mai pensare quello, è stato condannato, non è stato condannato, è innocente, è colpevole, insomma, cioè, ti fai la tua valutazione. No, come è stato con te? A te ti ha fatto bene, e allora va bene. A te ti ha dato qualcosa, e allora va bene. Va bene così. Quindi quando vedete per esempio quei servizi giornalistici che muore un vecchio boss, come nel mio paese si va e dico come Zagaria è stato arrestato, cosa ne pensa? E sentite dire, per me è una brava persona. Chi ascolta da Milano, da qui, pensa, che bestia, omertosi. Mica è così facile, magari fosse così facile. No, perché lui dice, Zagaria mi ha dato il lavoro, oppure mi ha aiutato con mia nonna, oppure non mi ha fatto fare i furti, oppure... Capito? Si ragiona così, ma attenzione, tutta la politica contemporanea, non solo italiana, trasforma il cittadino in consumatore. Ciò significa che tu voti se quello ti dà una cosa che tu stai cercando. Ti serve l'autorizzazione ad aprire un tabacchi, quel tizio che ti sta facendo campagna elettorale te la dà, lo voti, fine. A te sembra di aver fatto una cosa figa, alla fine ho ottenuto una cosa, anzi magari... Ma in realtà tu hai concesso tutto te stesso per una cosa. Perché quel voto in realtà significa molto altro. Orizzonte di valori, progetto, visione, come tu immagini debba essere orientata la comunità. Tutte cose che ci sembrano aleatorie. Sì, sì, ma io voglio, ho posto macchie, voglio posti in ospedale, voglio piscina. E allora ci sembra in qualche modo, no, che quando fai lo scambio, tu ci vai a guadagnare, dici, ho ottenuto una cosa. Perché la politica ci sembra così ormai lontana, che quella cosa che otteniamo, diciamo, è già qualcosa. Invece no, per quella cosa tu stai vendendo tutto il resto, che è il vero valore della possibilità democratica. Bene, loro tutto questo l'hanno capito prima di ogni altro. Ed è per questo che indagano sul potere criminale, perché significa indagare sul potere. E tornando a Cesare Terranova, sapete cosa mi ha stupito molto? Leggere... il testamento di Cesare Terranova, perché innanzitutto nessuno sapeva che lui l'avesse redatto, non lo sapeva la famiglia, non lo sapeva la moglie, lo scoprono e l'aveva lasciato in una libreria. E le parole sono talmente poetiche che voglio leggervele. Cesare Terranova viene ammazzato insieme al suo... la sua, diciamo, in realtà più che scorta aveva una tutela, si dice così tecnicamente, cioè un solo uomo che guidava, Lenin Mancuso si chiamava, Terranova era di tradizione comunista, era stato anche parlamentare. E scrive: non possiedo beni immobili, quanto ai beni mobili desidero che restino tutti in assoluta proprietà di Giovanna, sua moglie. Raccomando a Giovanna, e questa è una cosa per esempio molto tenera, di prendersi cura della nostra piccola biblioteca e di far sì che non vengano mai disperse le numerose opere letterarie e storiche di un certo pregio che insieme abbiamo raccolto. Non mi era mai successo una cosa del genere, cioè di vedere qualcuno che sa che potrebbe morire,
Terranova ci scherzava anche sulla sua morte, perché Luciano Liggio, che era il boss di Corleone, su cui lui indagava, l'aveva puntato. E dicevo, non mi era mai successo di vedere la biblioteca come la memoria di una vita fatta insieme. Quindi lui dice alla moglie, non smembrarla, perché quei libri stanno vicini, perché io e te li abbiamo presi. Quindi quella biblioteca non è il libro in sé, anche se è di qualche pregio, ma è come l'abbiamo costruita. È bellissimo come immagine, no? Poi va avanti. Vorrei pure che Giovanna dedicasse qualcosa, come meglio lei crede, alle organizzazioni per la protezione e la difesa degli animali e per la conservazione della natura. Cioè, 1979 lui muore, questo lo fa qualche anno prima, non c'era l'ecologismo, animalismo, eppure Terranova, avanti anche in questo, dice vorrei che un po' di soldi che arriveranno, no, dallo Stato dopo che mi ammazzano, dalli a queste organizzazioni. E poi sentite che chiusura. Infine desidero che Giovanna, prima di tutto e di tutti, provveda a dare a mia madre, parentesi, alla quale auguro lunga e lunga vita, un mio ricordo. Guardate che quella parentesi è tutto. È tutto l'atto d'amore che può fare un figlio. Quando un figlio muore, i genitori vogliono morire, vogliono sparire, non si può sopravvivere. E invece Terranova dice, alla quale auguro lunga e lunga vita. In un modo molto delicato dice non facciamo che ammazzino anche te, tu devi vivere, quindi ti auguro una lunga vita, non lasciarti andare, devi vivere proprio per quello che ci hanno fatto. E poi aggiunge a mia madre, alla quale va costante il mio pensiero, pieno di affetto e di nostalgia, degli anni sereni della giovinezza. E così finisce il suo testamento. Guardate che cosa incredibilmente delicata e drammatica al contempo, di chi vive non nella certezza della morte, nessuno di loro è certo di morire, sa che può capitare, sa che è lì la possibilità di essere ammazzati. Cesare Terranova aveva deciso di arrivare e di indagare, di arrivare all'ufficio istruzione di Palermo e di indagare sulla mafia dopo che avevano ammazzato Gaetano Costa, gli avevano sparato alla schiena, avevano ammazzato prima di lui Pietro Scaglione. Dopo Cesare Terranova ammazzano Rocco Chinnici, il maestro di Falcone. E lo ammazzano con un'autobomba usata per la prima volta, non era mai stata usata, in Italia ancora un'autobomba, e fuori casa sua, e ucciderà anche il portiere del suo stabile. E Chinnici, quando muore, lascia un incredibile vuoto anche per l'organizzazione. Uso questa parola perché Chinnici diceva il crimine organizzato lo deve essere anche il diritto, quindi noi dobbiamo costruire il pool. E arriva poi Antonino Caponnetto a sostituirlo, e loro sono tutti i ragazzi di Chinnici, sono Di Lello, Borsellino, Falcone, Guarnotta, c'è poi Ayala, sono tutti molto diffidenti. Arriva questo fiorentino di origine siciliana che parla toscano, diciamo, che ne sa, e invece diventerà un vero e proprio riferimento, lo ameranno moltissimo tutto il gruppo, e fino alla fine Caponnetto difenderà quel modo di indagare e di fare inchiesta. Falcone, questo libro quando ho deciso di scriverlo, innanzitutto ci ho messo tantissimo tempo, poi l'anniversario, 30 anni, appunto quest'anno mi ha spinto a doverlo pubblicare, altrimenti lo tenevo con me ancora un po'. Era un uomo pieno di vita, gli piaceva il mare, voleva fare il marinaio, infatti poi il padre lo spinge e legge, adorava il sole, adorava abbronzarsi, adorava il cibo, aveva una grandissima voglia di teatro, adorava la musica lirica, giocava a pallone, non era bravo, mentre era un bravo vogatore, adorava le feste. Addirittura, facendo appunto ricerca, ho trovato che lui si vestiva spesso a carnevale, no? Una volta si vestiva Tarzan a carnevale. Cioè, stiamo parlando di un uomo che non aveva nessuna vocazione al martirio, alla rinuncia, anche se poi è stato costretto sia alla rinuncia che al martirio. Voleva vivere, amava la vita e spessissimo, quando mi sono trovato a dare una motivazione, ma perché lo facevano? Spesso la risposta era, come dicevo,
l'amore, cioè qualcosa che ti spinge con una fortissima passione irrazionale verso un compito razionale, cioè pensare di poter vivere in un paese, uso le parole di Borsellino, sventurato e bellissimo, che puoi cambiare, che puoi cambiare. E allo stesso modo mi sono chiesto, ma come si faceva a vivere una pressione così? Dovete immaginare che Falcone era sistematicamente riempito di merda, cioè insultato in ogni modo, isolato in ogni modo, bocciato in tutta la sua, il suo percorso di carriera, che è un'altra cosa tipica del nostro paese. Pensare che fare carriera significhi imbrogliare, voler guadagnare di più e basta. E quindi cosa succede? Tu sabotando la carriera o facendola fare a chi non merita, saboti il paese tutto. Quando Caponnetto va via, perché chiede il trasferimento a Firenze e ormai sta andando in pensione, qui si nota, e il romanzo cerca di mostrarlo tutto, l'ingenuità di Falcone. Ora vi chiederete, ma ingenuo Falcone? Com'è possibile? Un uomo che affrontava i grandi poteri criminali, un uomo che aveva gestito il maxi processo, adesso ci arriviamo, come può essere ingenuo? E invece sì, c'erano delle parti ancora di ingenuità. Lui va da Caponnetto e gli dice, vai tranquillo a Firenze, non ti preoccupare, che Caponnetto dice, ma forse io devo chiedere una proroga, è meglio che stia ancora io qui a proteggere il pulce. No, vado io sarò il tuo sostituto, è nelle cose che sia io, non preoccuparti. Caponnetto va a Firenze e mettono Antonino Meli. Non mettono Falcone, a capo del pool. E Antonino Meli in un anno smonta tutto. Perché corrotto? No, assolutamente. Era un galantuomo. Perché lo fa? Perché non ha quella visione. Perché è convinto che l'antimafia sia in qualche modo una forzatura, che sia un'esagerazione, qualcosa che va a dopare il diritto. Che non è quella la strada e che i magistrati devono fare carriera con l'anzianità. Quindi lui era più anziano di Falcone e lui doveva dirigerlo. E lui appesa, non ci può credere, non ci può credere, ingenuo. E poi va a Roma e anche lì sente che può farcela. Recupera un po' di libertà, con la moglie eludono la scorta e vanno al cinema da soli. E lui è convinto che la battaglia possa essere vinta a Roma, perché è vero che la combatti nel sud, ma la vince a Roma, nel sud poi investono ovunque, ma lui è convinto che può cambiare le leggi, è convinto che può creare quello che poi creerà la Procura Nazionale. E allora pensa, no? Mi daranno quindi commissario speciale all'antimafia, niente. Chiede di entrare nel CSM, nel Consiglio Superiore della Magistratura, bocciato, lo bocciano, non entra nel CSM. E in ultimo, la Procura Nazionale Antimafia, lo ammazzano prima, ma non gliel'avrebbero data, avevano già scelto un altro nome. Bocciato ovunque, e ogni volta credeva di farcela. E ogni volta io che vedevo, no, e ricostruivo, dicevo, ma davvero ci hai creduto? Ma come hai potuto non sapere, non immaginare che innanzitutto i tuoi colleghi, per rabbia e invidia, ti avrebbero isolato? Chiedersi, ma come fai a invidiare uno che fa una vita così? Bene, anche quello c'è stato, e non lo dico ovviamente io, ma addirittura in una sentenza, la sentenza per l'attentato alla Daura, quando Cosa Nostra mette una borsa piena di tritolo che non esplode fuori casa sua, e in tutta Italia si dice che si è fatto da solo l'attentato per fare carriera. Incredibile. E lui dirà, forse la ricorderete quella scena, gira molto su YouTube, io stesso l'ho commentata molte volte, lui è ospite di Corrado Augias e dice: questo è il paese felice dove sei credibile solo se muori, dove se ti mettono una bomba sotto casa e la bomba per caso non esplode è colpa tua. Parole incredibili dette poco prima della sua morte. Per questo è importante, per capire quanto ognuno di noi fa la differenza. Vi starete dicendo, esagerato, come posso io fare la differenza? Assolutamente, nel non credere a queste cazzate, nel non credere quando vi viene gettato fango su una persona, nel credere a quella persona. E come faccio a credere? Dandomi tempo, approfondendo, comprendendo, cambiando idea, dandomi tempo, non agendo di istinto, non aderendo o scontrandomi solo perché non è nel campo mio, per esempio, di orizzonte. Questo è fondamentale.
Quindi ogni qualvolta si dà tempo, diamo tempo a una notizia, a un'informazione, decidiamo di approfondire, di cambiare idea, di darci, di farci attraversare dalle cose, lì stiamo facendo la differenza. Lì la stiamo facendo e come? Stiamo difendendo qualcuno, stiamo difendendo un'idea, stiamo difendendo un progetto. Si fa la differenza. Esattamente come la facciamo in negativo quando ci mettiamo, per esempio, in un coro che sostiene una notizia falsa o fango vero. E poi c'è il rapporto... Grazie. Vivo un attimo. Poi segnalatemi quando poi devo smettere, sennò come Castro faccio 16 ore di... e non mi fermo più. Quindi Mattia poi arriva e dammi lo stop. Dicevo, prima vi ho fatto cenno al maxi processo. Beh, il maxi processo è il capolavoro vero che costruiscono Falcone e Borsellino, tra l'altro lo scrivono letteralmente centinaia di pagine del maxi processo all'Asinara, no? Si isolano all'Asinara, il romanzo lo racconta. Guardate che il maxi processo è incredibile, è il primo e il più importante processo di mafia mai celebrato nella storia, ma è il primo che dà la prova che le organizzazioni esistevano. Ora, succede di tutto in quel processo. Provano a sabotarlo, non si trova il giudice, il presidente del tribunale. 12 magistrati rifiutano, che hanno paura di morire, legittima paura di morire, e accetterà Alfonso Giordano, un giudice che però era un civilista, non si era mai occupato di mafia, non aveva mai dato l'ergastolo a nessuno, tra l'altro lo gestisce egregiamente. E poi c'è Buscetta. Pensate che ogni volta in questo aula bunker viene costruita un'aula bunker ad hoc, perché doveva essere un tribunale non aggredibile da bazooka. Da bazooka si temeva un'aggressione con artiglieria pesante, perché Pablito Escobar l'aveva fatto in Colombia quando si dibatteva circa la legge di estradizione dei narcotrafficanti in Messico. Lui bombarda il Parlamento mentre stanno dibattendo su questa legge. Si temeva che si facesse un attentato, quindi creano un'aula bunker. Poi giudice e giuria popolare hanno i vice, cioè se li ammazzano il processo non si ferma, vengono sostituiti immediatamente. In più, quando i pentiti arrivano, vengono messi dentro una gabbia di vetro. Anche qua, domanda legittima. Come? In tribunale non puoi entrare armato. Quindi cosa rischia un pentito che sta lì? Si temeva che qualche mafioso si vestisse da poliziotto o che Cosa Nostra corrompesse qualche carabiniere o poliziotto e farlo ammazzare. Quindi arriva e lo mettono dentro la gabbia di vetro. E poi iniziano un detenuto in gabbia, si spilla la bocca, simbolo che non aprirà bocca, un altro si denuda, altri svengono, crisi isteriche, cercano di portarle alle lunghe. Perché? Sperano che intervenga la politica. Dicono, vai, i nostri ministri, quelli che abbiamo fatto eleggere noi, interverranno. Ma il pool era stato molto abile, attenzione internazionale e soprattutto molta concretezza. Non era un processo truccato dove già c'era la sentenza contro la mafia, tutt'altro. Era un processo con tutti i crismi di legge. Ognuno davvero si è difeso, ha detto la propria, ha portato le proprie prove. Non c'era stato mai, se guardate il video che sono straordinari, non c'è stato mai una manipolazione. Arriva Michele Greco, arrestato in quei giorni, tra l'altro, adesso vi faccio cenno come, arriva Michele Greco, il Papa, così soprannominato, monarca dell'organizzazione, perché a differenza di 'Ndrangheta e Camorra che sono orizzontali, e per questo oggi più forti, Cosa Nostra è sempre stata piramidale, quindi ha sempre avuto un re. In quel momento il re era Michele Greco, detto il Papa. Si siede e dice... La violenza non appartiene alla mia dignità. E poi fa, glielo ripeto, la violenza non appartiene alla mia dignità. E il tribunale, il presidente del tribunale dice, abbiamo capito. E poi dirà, se Contorno, che è il suo grande accusatore, invece del padrino avesse visto Mosè,
questi film di violenza e pornografia rovinano le persone. E il padrino, guardate questa roba viene detta anche oggi, se pensate a tutto il casino che mi hanno fatto su Gomorra, la serie, di come se fosse chi racconta queste cose è il responsabile di queste cose. Guardate che la mafia all'epoca la pensava allo stesso modo, cioè, se non ci fosse stato il padrino non staremmo qui. Cioè è una costruzione che qualcuno ha inventato, esagerato, e quindi la realtà viene letta con gli occhi del cinema. E qua è la riflessione fondamentale. Pensate che lui stesse semplicemente mentendo quando ha detto la violenza non appartiene alla mia dignità? Un uomo che era a capo di un'organizzazione che aveva ucciso, torturato, sciolto nell'acido? No. Lui si pensa coerente e vero. Perché nella logica mafiosa, se tu ammazzi un affiliato o ammazzi dentro una faida, tu non sei un violento. E se ammazzi una persona non c'entra niente. Se ammazzi un ragazzino, se ammazzi una donna, nella loro logica, quella è violenza. Dice, ma se io ammazzo un rivale, è lavoro, è scelta, è regola. Quindi lui non crede affatto di star mentendo. Anzi. E sapete come arrestano Michele Greco? Guardate che è incredibile. Perciò vi dico, non so se avrete tempo e voglia, ma in questo romanzo ci sono delle storie assurde, ma è impensabile, nessuna fantasia poteva arrivarci. Michele Greco aveva un fattore. I fattori per i boss tutt'oggi sono tutto, sono quelli che ti gestiscono la vigna, sono quelli che ti gestiscono spessissimo i boss, per tradizione hanno la terra, è fondamentale, la roba, fondamentale. Ma soprattutto li spostano. Organizzano i pranzi con chi devono incontrare, organizzano gli incontri con le donne, organizzano gli incontri con i familiari, sanno tutto. Il fattore è il braccio destro. Il figlio del fattore di Michele Greco, Benedetto, non viene fatto uomo d'onore. Non lo combinano, non lo pungono, sono tutte espressioni con cui vieni affiliato. E lui è molto provato per questa cosa. E non viene fatto perché viene un po' fesso. Quindi la famiglia non spinge per farlo affiliare. Gli uomini di Cosa Nostra non lo considerano all'altezza di essere un uomo d'onore e questo è tormentato. E quindi scrive una lettera anonima a Falcone. Dico, caro giudice Falcone, io so dove è Michele Greco. Fine. E lo manda. Ora, immaginate che arrivavano centinaia di anonimi. Ma questo nella lettera dà dei dettagli. Tipo, io posso dirvi perché conosco le campagne qui intorno, sono cresciuto a Favarelle, che era il posto ufficiale dove c'era Michele Greco e non c'era perché era latitante, Falcone la legge e dice, crediamogli. Nella lettera gli dice, se volete le informazioni, fate un annuncio sul giornale di Sicilia dove dite, vendesi trattore usato e date un numero di telefono, io vi chiamo. E così fanno i carabinieri su ordine di Falcone. Lui chiama. E dice, io so dove è Michele Greco, ho delle informazioni certe, però se io poi ve lo faccio arrestare, mi dovete dare 100 milioni di lire. E lo pagheranno. All'epoca si compravano due appartamenti, lo pagheranno alla fine. E poi lo dice, spiega anche, perché io li odio in quanto io meritavo di essere un uomo d'onore. E bizzarro, ma era così. Alla fine vanno nel posto dove Michele Greco stava, delle casette anonime, e arrestano questo uomo che stava nel pieno del sonno e dice, ma perché mi state arrestando? Cioè, lei è Michele Greco, dice Michele Greco. Vi leggo come l'ho raccontato. Di fresco Giuseppe mi chiamo. Di fresco, dicono i carabinieri. Di fresco Giuseppe. Ma ha un documento, signor Di Fresco? Certamente. Indica un mobiletto mezzo sbilenco che sta accostato al letto. Posso andare? Lo facciamo noi, dice il capitano. Uno dei due va ad aprire il mobile, dentro c'è una mezza stecca di sigarette, una Bibbia, alcuni oggetti d'oro e una mazzetta di immagini sacre. Dettaglio fondamentale perché
il rituale di affiliazione che fa un capo si fa sulle immagini sacre, ma è un'altra storia. Il carabiniere prende il documento, apre. Di Fresco Giuseppe, sussurra Pascali. Signor Di Fresco, le devo chiedere di venire con noi in caserma. Io? Lei? Ma io così non capisco. Si guarda intorno, cerca sostegno nello sguardo degli altri carabinieri, ma non ne trova. Perché devo venire con voi in caserma? Io persona onesta sono. Le devo chiedere di venire con noi, ripete Pascali. Deve prendere qualche oggetto, qualche medicina, può venire così. L'ha visto troppe volte quel volto per ingannarsi, Sergio Pascali, che era il capitano dei carabinieri, è seduto di fronte all'uomo che hanno appena prelevato e portato con loro in una stanzetta della caserma palermitana di Corso Calatafimi. Di fianco al capitano c'è il comandante Giuseppe De Gregorio. Lo vuole ripetere al comandante come si chiama? Di Fresco Giuseppe, sta scritto sul documento. L'uomo indica la carta d'identità. Di Fresco Giuseppe, ripete Pascali, con un lieve sorriso sulle labbra. Vi fa ridere? No, guardi, fa il comandante, noi non abbiamo proprio niente da ridere. E nemmeno io, mi avete buttato giù dal letto, proprio niente da ridere. Io la conosco bene la sua faccia, dice Pascali. Le sembra strano? Crede davvero che... Eh sì, strano mi sembra, perché dovete conoscere la mia faccia? Io guai con la giustizia mai avuti. Uno potrebbe averlo oggi, però. L'uomo stringe le palpebre, guarda prima il capitano e poi il comandante. Che intendete? Io non capisco. Nel senso che sta dicendo di chiamarsi come una persona che è morta 2 anni fa. Vi sembro morto? E questo significa dichiarare una falsa identità. E qua, sapete che cosa succede? Una cosa incredibile. Pascali si rende conto che Michele Greco sta facendo finta di essere Di Fresco, Giuseppe, che è una cosa insolita per un capo. Un uomo d'onore ha delle regole molto precise, magari se c'è tempo riesco un po' a fare una descrizione, ma molto precise. Tra queste, non puoi far finta di essere un altro. Cioè, sì quando prendi l'aereo, sì quando, nella vita di tutti i giorni, chiaro, ma quando tu sei preso, non puoi fare il codardo che dici di essere un altro. Ma Greco pensa e spera che lo mettano magari in gabbia chiamandosi Di Fresco Giuseppe e che arrivi qualche ordine dall'alto a liberarlo. Cioè lui vuole solo prendere tempo, esattamente come il maxi processo. Prendere tempo, far abbassare la tensione e poi arriva qualche amico e ti tira fuori. Ma lui lo fa perché sa che è isolato in una caserma, non davanti agli altri, e quindi Pascali gli dice: e poi signor Di Fresco, posso dirle una cosa fra uomini? L'uomo facendo di sì. Detto proprio sinceramente, lancia un'occhiata al comandante che sta lì ad ascoltare mentre sfoglia con finta attenzione le pagine di un verbale. Mi sorprende che un uomo della sua levatura, diciamo, possa negare la sua paternità, eppure la sua famiglia. Lo sguardo dell'uomo cambia. Non in maniera netta, soltanto un po', ma c'è stato un cambiamento. Dentro la sua testa è scattato qualcosa. E quindi cosa fa Greco? Dice, voglio restare solo con lei, capitano. Resta solo e dice, capitano, mai nessuno si è permesso di dirmi queste cose che voi mi avete detto. Pascali regge lo sguardo ma non risponde. Passa un'altra eternità. L'uomo riprende a picchiettare sul tavolo e poi si decide. Bene. Voi adesso diventerete famoso perché avete preso il Papa. Quindi a un certo punto cede. Cede di fronte a cosa? Alla regola che Pascali gli mette davanti. Cioè tu sei un uomo d'onore, non puoi negare che sei tu. E Greco cede perché pensa, se fanno uscire che io ho finto di non essere, io perdo la faccia come capo. E quindi ammette. Vedete, conoscere le regole è tutto. Vi dicevo dire delle regole, quanto c'ho ancora? Eh? No, devi dirmi proprio 5. 5. Poi vi faccio sciogliere qui col caldo. 2 cose ultime allora. Falcone aveva un rapporto profondissimo con sua moglie Francesca, con cui si confrontava tantissimo, magistrato anche lei. E il libro, spesso faccio fatica a parlare perché il libro con molta delicatezza tocca questo rapporto, loro si sposano anche per proteggersi, nel senso che era bene mettere le cose in ordine. Ci sono delle pagine dove io provo, traendo da piccoli indizi, comprendere le loro serate,
è difficile immaginare un amore che non salva, perché Francesca Morvillo sa benissimo che per quanto possano volersi bene, loro sono in una situazione difficilissima. E amare non è sabotare il progetto di vita o la profonda verità che una persona sta difendendo. Amare è anche mettersi accanto, proteggere, sapendo anche che quel percorso è rischioso. Il coraggio è quello che ho imparato da questo libro, scrivendo questo libro. Il coraggio è una scelta. Non credete alla storia meravigliosa scritta da Manzoni di Don Abbondio. Vi ricordate? Don Abbondio dice: io non ho coraggio. Il coraggio mica ce lo si può dare. Falso. Il coraggio è una scelta. Magari penserete: io però a volte non sono stato coraggioso perché dovevo, per paura, piegarmi. Magari è stato conveniente scegliere una cosa piuttosto che fare una scelta coraggiosa. Ma è solo apparente la convenienza. Perché il coraggio in realtà è fare ciò che è guidato dal nostro profondo. Non farlo significa compromettere la parte migliore di noi stessi. Quindi l'atto di coraggio non è un atto contro la paura è sana, e lo insegna Falcone, l'avrete forse sentito, no, in diverse interviste che in questi giorni sono apparse, quando lui dice il problema non è se non avere paura o non avere paura, il problema è non farsi governare dalla paura. La paura è sana, è nostra alleata, esattamente come il dolore. Se noi non avessimo il dolore, non sapremmo dove curarci. Le persone che infatti, rare, che hanno la patologia del non dolore, quando hanno emorragie, quando hanno un problema alla pancia, alla testa, non intervengono, non possono curarsi. Il dolore avverte, allarme, bisogna, ti devi curare, proteggere. Quindi è un nostro alleato. Uguale la paura. La paura ti dice, tira sulle antenne, sta attento, difenditi. È la codardia che non è nostra alleata, che è un'altra cosa. È la paura che si mette al servizio di una scelta di comodo. E dico apparentemente di comodo, perché poi ci compromette. C'è una frase bellissima che spesso i ragazzi mostrano ai cortei, scritta da un poeta nicaraguense, poi ripresa da un poeta greco, il poeta nicaraguense si chiama Cardenal, che dice: credevate di seppellirci, non sapevate che eravamo semi. Esattamente questo è il seme che Falcone mette dentro di te quando conosci il tuo coraggio, il suo coraggio. Cioè, ti dice esattamente questo: coraggio è scegliere, e scegliere con la parte migliore di te. Indipendentemente dalle conseguenze, stai facendo qualcosa in coerenza con te stesso. Ebbene, quindi il loro amore è un amore che protegge le loro scelte. E loro si trovano più volte a un passo dallo sperare di vedere la vita cambiata. Roma, come vi dicevo, la possibilità di poter immaginarsi una vita non sempre blindata. C'è una foto che io adoro, dove, che ho postato più volte, dove loro sono con gli occhi chiusi, abbronzati, con il volto al sole, che, testa su testa, probabilmente stanno su un traghetto per andare a mare, sulle isole. Quando arriva l'attentato, pensate che l'attentato, nel romanzo io ci dedico, come immaginate, molte pagine, l'attentato avviene in un modo veramente incredibile, cioè il tritolo preso è ricavato dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. Guardate, inizia quella storia della Seconda Guerra Mondiale e ci si chiude così. Perché? Perché Cosa Nostra non voleva comprare il titolo sul mercato nero. Il mercato nero ha sempre infiltrati dei servizi segreti di vari paesi, quindi quando tu lo compri, ed era successo con Borsellino per esempio, quando tu lo compri in qualche modo arriva la notizia che si è comprato il tritolo. Allora, dicono ai pescatori, quando trovate questi bambinielli in fondo al mare, che erano le bombe che gli americani scaricavano per non atterrare carichi a Malta, le scaricavano nel mare di Sicilia, quando le trovate, le tirate su e ce le date. E loro le svuotavano di tritolo, no? E ne tirano fuori 500 kg, una roba enorme. Mentre loro stanno andando, dovevano andare a vedere la mattanza dei tonni. Arrivano a Punta Raisi, il corteo di macchine, tre auto, la macchina di scorta davanti, la macchina
dove stava Falcone e Francesco Morvillo, e poi la terza macchina, la chiusura. Mentre stanno correndo, guidava Falcone, una cosa adesso che non si fa più con le scorte, ma all'epoca lo scortato diceva fatemi guidare, voglio sgranchirmi, quindi c'è Falcone, la moglie al lato perché soffre l'auto, quindi non sta dietro, e dietro c'è Giuseppe Costanza, l'autista, poliziotto, che si salverà tra l'altro. Mentre è in auto, dice a Falcone, dottore, non si scordi di darmi le chiavi, perché poi se le porta in ufficio e finisce l'auto, cioè non so più come muoverla. Falcone è talmente sovrappensiero che mentre l'auto è in corsa, gira l'auto per dargli le chiavi, gira nel cruscotto. Quindi la macchina fa, no. E Costanza dice, così ci schiantiamo. In quel momento Falcone dice, scusi, e rimette la macchina, la chiave nel cruscotto, quindi gira. Brusca sta vedendo che la macchina sta rallentando. Preso dal panico innesca la bomba, come se ci fosse stato il rischio che avessero mangiato la foglia e che quindi stessero sterzando per buttarsi nelle campagne, era impossibile. Quindi innesca la bomba che fa saltare l'auto avanti, non la sua auto come doveva essere. E lui si va a schiantare contro l'autostrada ormai diventata verticale. Quindi loro hanno come un incidente, cioè a 200 all'ora contro un muro. Non vengono infatti esplodere, loro si vanno a schiantare, esplodere l'auto davanti. Per questa cosa che accade, per questi pochi secondi in cui Falcone, sovrappensiero, rispondendo a Costanza, gira le chiavi della macchina. E per il meccanismo dell'epoca, oggi la macchina andrebbe lo stesso, ma per il meccanismo dell'epoca la macchina si spegne in corsa, che lui la deve riaccendere. I sismografi segnaleranno una scossa, cioè quella bomba equivale a una scossa del terremoto. Portata in ospedale, Francesco Morvillo, prima come dire, poi di essere operata, cercano di salvarla, ma ormai le emorragie interne erano gigantesche. I corpi erano integri e Falcone aveva solo un taglio sul sopracciglio. Dirà, dov'è Giovanni, per due volte. Sono le sue ultime parole. Dov'è Giovanni? E vi voglio leggere quei momenti finali con cui chiudiamo questa serata e poi ci vediamo guardandoci negli occhi. Nel corridoio davanti al reparto di pronto soccorso ci sono alcuni colleghi e c'è Paolo Borsellino con la schiena poggiata al muro e lo sguardo spento, gli occhi sul pavimento, la testa che gli penzola dal collo come un frutto che sta per staccarsi dal ramo. Anche Alfredo Morvillo è arrivato in ospedale. Fra poco sua sorella Francesca verrà sottoposta a un intervento chirurgico. Paolo non parla. Lo ha appena chiamato da Firenze Nino Caponnetto. Gli ha chiesto come sta Giovanni e lui non è riuscito a rispondere. Nino sentiva solo il suo pianto e più lo sentiva più si allarmava perché in TV hanno detto soltanto che c'è stato un attentato a Falcone e alla moglie e che entrambi sono gravemente feriti. «Mi rispondi Paolo?» insisteva. «Rispondimi, come sta Giovanni?» E allora Paolo gliel'ha detto. È morto un minuto fa tra le mie braccia. Nino non ha risposto nulla. C'è stato un tonfo, poi è caduta la linea. L'ufficio di Giovanni Falcone è in ordine. Lui lasciò l'ufficio in ordine. Ha lasciato le cose a posto. E si sbagliavano i colleghi a vedere in questo un saluto finale. Se avesse saputo che l'ora era arrivata, non avrebbe portato con sé la donna della sua vita. Era convinto di avere ancora qualche scampolo di vita da godersi e qualche altro da rovinarsi. E allora resta un segreto per tutti questa sua frenesia, questo suo ultimo affaccendarsi. Cioè, perché ha lasciato l'ufficio in ordine? Per tutti, tranne che per Borsellino. Lui lo sa bene cosa intendeva Giovanni quando parlava di lasciare le cose a posto. Era convinto che di lì a poco avrebbe cambiato ufficio, che sarebbe diventato procuratore nazionale antimafia. Non ha mai smesso di sperarci che le cose si sistemassero, che gli dessero la possibilità di fare luce, ma sul serio stavolta, una luce vera che disperdesse le tenebre e che permettesse a tutti di vederci chiaro.
ci aveva sperato molte volte, ogni volta era rimasto sconfitto, tradito, umiliato. E allora ha continuato a sperare più forte di prima, non una sola volta, ma ripetutamente, senza sosta, nella sua formidabile ed eterna ossessione. Quello di un mondo senza più mafia era un pensiero che gli bruciava nel petto. E quando un pensiero abita i corpi, popola le menti, un giorno o l'altro popola anche la terra. Tutto questo Paolo Borsellino lo sa, anche lui è così. Ed è per questo che adesso prende a pugni il muro dentro il salotto di casa sua e grida «Giovanni, Giovanni!» mentre le lacrime gli rigano le guance, si fanno strada sulla pelle rasata, precipitando fra le sue scarpe nere. Nemmeno lui ha mai smesso di crederci, soltanto che adesso si sente solo. Ed è inevitabile che sia così, perché solo è il coraggio. Grazie assai. Grazie.